Si è svolto ieri mattina, su iniziativa del sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, un incontro alla presenza dei progettisti degli interventi di sistemazione idraulica dell'area di Contrada Pisciotto e via Ottavio Catalano. Ho ritenuto opportuno sollecitare l'iter della fase progettuale, ha spiegato Di Pietro, in modo da procedere speditamente alla realizzazione delle opere che dovranno portare al recupero dell'intera area. In questo senso, ha aggiunto Di Pietro, i progettisti hanno garantito che entro 3 settimane presenteranno il progetto di massima che sarà immediatamente sottoposto al parere di competenza dei vari enti che, per accorciare ulteriormente i tempi, saranno emessi nel corso di un'unica conferenza dei servizi appositamente convocata in tempi celerissimi. Una volta conseguiti i pareri, dovranno passare 45 giorni nel corso dei quali i progettisti produrranno il progetto esecutivo propedeutico all'indizione della gara, mentre per la realizzazione dei lavori si stima un periodo di 6-8 mesi. Nelle prime ore della scorsa notte, i vigili del fuoco del comando di Enna sono intervenuti a Pietraperzia sulla strada Perriesi per l'incendio di un camion che trasportava balle di paglia. Per estinguere il rogo, i vigili del fuoco hanno operato con un APS e un'autobotte in supporto. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Continua l'operazione rimozione rifiuti lungo le strade provinciali realizzata dal Libero Consorzio Comunale di Enna. Questa mattina le operazioni di pulizia hanno riguardato la rimozione di parecchie centinaia di chili di amianto sotto il viadotto della SP4 nel territorio di Val Guarnera. Ultimata la rimozione, i materiali contenenti amianto saranno correttamente smaltiti secondo le normative vigenti. Ieri pomeriggio, presso la palestra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, si è svolta una riunione operativa tra le componenti che si occupano dello spegnimento degli incendi boschivi in provincia. L'incontro promosso dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile era finalizzato a migliorare la sinergia fra tutti gli operatori delle diverse strutture e ottimizzare l'organizzazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento della plastica. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Anche per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta della plastica, nel pomeriggio la raccolta di umido e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.